Il dipinto che ci accoglie in mostra è La veduta del Teatro Regio di Giovanni Michele Graneri. Siamo nel 1752, si sta rappresentando il Lucio Papirio che apre la stagione di quell'anno. Il fondale è opera di Fabrizio Gagliari e non è escluso che lo stesso scenografo sia intervenuto nel dipinto insieme a Graneri. Nell'orchestra si contano 32 musicisti, a sinistra i corni da caccia, il violoncello, il contrabbasso, il cembalo a cui dovrebbe sedere lo stesso compositore Ignazio Balbi. Sono personaggi molto caratterizzati e si possono anche riconoscere osservandoli bene. Al centro segnalo Gaetano Pugnani che comincia a lavorare al Regio nel 1742 all'età di 11 anni e quindi qui dovrebbe aver 21 anni e lo riconosciamo perché è molto giovane rispetto a tutti gli altri orchestrali muniti di parrucca.